Il rapporto tra alimentazione e performance è strettissimo. La performance si basa su tre aspetti principali, che sono l'allenamento, il recovery e la nutrizione. Quindi, come possiamo vedere, è veramente un aspetto molto importante. Molte volte si tende a sottovalutarlo. Si tratta molto bene l'allenamento, molto bene il recovery e viene tralasciata un po' la nutrizione. Nella Players Lounge abbiamo il coinvolgimento di varie aree di questa società, quindi un lavoro della proprietà che ci ha messo a disposizione questa FAP Room, la nostra area commerciale che ha sensibilizzato i nostri partner su questo progetto, che ci permette di offrire ai nostri giocatori un bellissimo servizio. È un servizio che ci permette di ampliare quella che è stata l'offerta ai giocatori e quindi di avere un qualcosa in più all'interno del Pala Leonessa, quindi la possibilità di pranzare tutti insieme alla fine degli allenamenti. Allora, Grandi Riso decide di partecipare al progetto Players Lounge proprio perché crediamo moltissimo nel mondo dello sport e questa collaborazione nasce da una collaborazione precedente che facciamo ormai da qualche mese con il CFP Zanardelli e quindi questo ci dà la possibilità di entrare nel mondo della formazione dei giovanissimi, dei ragazzi che imparano, diciamo, fin da subito a conoscere materie prime di qualità e che saranno poi i futuri, no, consumatori, quindi per noi questo è fondamentale. E in più il riso è un prodotto straordinario e fondamentale per, diciamo, una dieta equilibrata che è quella che poi seguono i nostri campioni della pallacanestro. Per Avicola Alimentare Monteverde è importantissimo seguire questo progetto ed è importante perché in questo modo sosteniamo concretamente gli atleti della Pallacanestro Brescia. Ogni giorno noi offriamo il nostro prodotto, la sua qualità, le sue caratteristiche. È una carne di pollo che deriva da una filiera 100% italiana, integrale e completamente controllata. La carne di pollo poi sappiamo che ha dei nutrienti che sono assolutamente essenziali, il ferro, le proteine, animali nobili, l'alta digeribilità, i pochi grassi, e questo assolutamente contribuisce ed è fondamentale per le sfide quotidiane. Allora, mi piace riassumerla in due temi. Uno, ci teniamo tanto, economia circolare. Noi produciamo alimenti da 35 anni, Amica Natura ha un suo progetto importante e condividere, fornire questi alla squadra che porta avanti il nostro brand, oltre a essere un motivo d'orgoglio, lo vediamo proprio come un realizzarsi, diciamo, di questo concetto di circolarità a cui tanto noi crediamo. Dall'altro lato è un give back, quindi ridare un po' al territorio, alla società, a tutto il contesto che ci circonda, qualche cosa attraverso il nostro investimento, in modo tale che tutti coloro che partecipano al nostro successo economico possano anche essere in un unico disegno collegati e quindi collaborare con noi. Sicuramente un'esperienza per i ragazzi molto importante, far mangiare la squadra, e peraltro che consente lo sviluppo di una tecnica di cucina come la vasocottura innovativa, quindi innovazione e responsabilità. Tutto questo si inserisce in una partnership molto importante per noi con Pallacanestro Brescia, c'è la parte di ritiro, la parte di hospitality, quindi per i nostri ragazzi anche qui tante esperienze molto significative. Ciao, okay.